Amici di canalecaccia.tv, siamo all'interno dello stand della Rizzini con Beppe Rizzini, una passione antica per Rizzini, lo Sporting. E qui ad IT 2018 presentate un nuovo prodotto, un po' un all-round per chi è che si avvicina alla disciplina del tiro, che ancora deve avere una sua identità. Ma l'altra informazione che mi hai dato prima, che si può avvicinare in tutti i sensi, perché può avere nelle mani un Rizzini ad un prezzo ragionevole con tutta una serie di accessori che poi descriverei magari per i nostri amici. Esattamente. Questo è il nuovo modello che abbiamo introdotto nel 2018. Si chiama BR110 Sporter. La caratteristica è, allora, lo offriamo a un prezzo molto aggressivo. Lo possiamo dire, Beppe? Il prezzo è 2200 euro, IVA compresa, questo cioè, quindi il prezzo pieno è 2002. Allora, le caratteristiche di questo fucile sono, allora, una grande maneggevolezza prima di tutto, perché ha un peso contenuto di circa, andiamo dai 3,6 kg, 3,7 kg, quindi un peso contenuto molto veloce nel brandeggio. La canna la offriamo in due lunghezze, 76 cm oppure 81 cm. Strozzatori intercambiabili. E a questo chiaramente quello, esatto, che lo rende diciamo uno strumento un po' maneggevole per trovare la propria, esatto, dimensione. Gli strozzatori sono già compresi all'interno del prezzo. Esattamente. Quindi proprio un full option. Compreso nel prezzo ci sono la serie di 5 strozzatori. Lunghezza strozzatore 7 cm, quindi diciamo per le performance e il rinculo sono ottimi. Ottimi. La caratteristica principale di avere gli strozzatori è che lo rende molto versatile. Sì, perché cioè, uno all'inizio, quando inizia a praticare la disciplina del tiro, deve trovare un po', Beppe, la sua dimensione. Esattamente. Avere questa intercambiabilità chiaramente riesce ad avere un'ampia gamma, no? Per cercare di capire come si sente più l'arma. Poi mi dicevi, esatto, la maneggevolezza è un'altra delle caratteristiche. Esatto, addirittura ci sono clienti che lo usano anche per l'attività venatoria, non solo per il tiro a volo, ma insomma lo usano anche per fare quel tipo di attività. A proposito di, cioè, dico, vedo a legni, non scherzate mai comunque. Allora, questo è il legno base che montiamo, per noi questo è il nostro legno grado 2, qualità grado 2. Questo è la qualità grado 2. I calci sono sempre lucidati ad olio, zigrinati a laser. Poi abbiamo questa forma di pistola che noi chiamiamo Sporter, che ha, come puoi vedere, una pistola più aperta del normale. Sì, molto più aperta, vedete. Quindi rende molto più confortevole, sì, molto più confortevole la presa e anche una prontezza, beh, migliore. Anche perché no, poi nel brandeggio, cioè, esattamente, è più, insomma, più veloce, più simile alla caccia, quindi si va meglio per lo sport. Diciamo, normalmente chi è che si avvicina al tiro magari viene già dalla caccia, esatto, decide anche di iniziare magari, cioè il passaggio è, oltre che un'arma molto flessibile, anche molto graduale a quel punto. Esattamente. Allora, noi lo offriamo in tutti i calibri, quindi 12, 20, 28 e 410. 410 non potevano mancare. Ovviamente 28 e 410 vengono montati sulla bascola dedicata in calibro 28. Trattamento di protezione in Ceracot, quindi il massimo. Infatti, eccolo qui, vedete, che è antigraffio. Esatto. È eccezionale il Ceracot, anche Ceracot, perché se anche viene fuori un piccolo graffio, basta veramente passare il polpastrello e ritorna praticamente, sì, come nuovo. Il Ceracot, diciamo, è il trattamento di copertura migliore che si può trovare in questo momento, usato su armi anche militari. Okay. Insomma. Altre caratteristiche sono la bindella da 10, una gran bella bindella, bindelle laterali ventilate, asta a coda di castoro con sgancio a pompa, quindi non più sgancio a auget, ma sì, sgancio molto a pompa. Più veloce, molto più pratico. Estrattori automatici, ovviamente, coni di raccordo lunghi, quindi rinculo molto ridotto, quindi la fucilata è più dolce. Anche perché quando si va poi sul campo da tiro, amici, non è che, cioè, si fanno diverse serie, è importante
anche per il comfort di tiro. Esatto, quindi il comfort migliorato, ma soprattutto parlando di piattello, insomma, si ha un vantaggio sulla seconda fucilata, nel senso che se il rinculo è morbido non è chiaro, si perde, si rimane non sempre si nella posizione di mira, si resta sempre sul piattello. E vedo che campeggia anche un verso qui, esatto, con la scritta Rizzini smaltato, che fa questo contrasto cromatico con le canne, una bella armonia. Colpisce anche il grip, praticamente sicuro, perché oltre che l'impugnatura anche il grip dà veramente la cosa. Beh, complimenti, anche perché calcolando che è un Rizzini, calcolando che questi sono per voi i legni grado 2, con tutte le caratteristiche che ci hai detto, avete fatto veramente un bello sforzo per far avvicinare tanti clienti a questo sport, che effettivamente poi noi italiani, come dire, è una passione forte, e non è una riscoperta per Rizzini, perché Rizzini nel settore dello sporting c'è sempre stato, e anche con grandi risultati. Sì, anzi, a proposito di questo, ti dico che in agosto, durante la Coppa del Mondo, abbiamo vinto nella categoria Lady, quindi abbiamo vinto la Coppa del Mondo a Signe in agosto nel Compact Sporting con la nostra tiratrice francese. Ottimo, ottimo, una bella soddisfazione. Una bellissima soddisfazione. E anche una tradizione nel lanciare tanti giovani tiratori in casa Rizzini. Sì, noi cerchiamo. Era una cosa su cui anche Battista ci teneva, perché avete messo a disposizione delle armi, li avete forgiati. Sì. Cerchiamo, si cerca sempre di far venire fuori qualche nuova leva, insomma. Perché no? Perché no? È un bellissimo. L'Olimpiadi tra un po'. Bene, grazie Beppe, grazie al solito. Vi ricordo che potrete trovare tutte quante le informazioni su www.rizzini.it. Esatto. Una caratteristica, e è una delle poche case e aziende di produzione di armi che ha il sito della Rizzini, trovate un configuratore d'arma. Esattamente. Che è una cosa molto importante su cui ci abbiamo lavorato insieme, quindi mi fa piacere. È uno strumento estremamente utile in cui potete andare a configurare in base alle vostre esigenze le performance dell'arma, e c'è anche un certo divertimento nel giocherellarci con il configuratore, perché potete vedere quanto ampia è la gamma di produzione della Rizzini, come spazia in tutti anche gli accessori, le soluzioni. Voi siete un'azienda che continua ad avere quell'imprinting di artigianalità che fa grande poi la produzione di armi italiane nel mondo. Sì, esatto. Per cui il DNA è stato trasferito tutto in questo caso. Anche perché per noi è al primo posto il rapporto con il cliente, quindi la nostra priorità è quella di soddisfare il cliente al massimo. Quindi cerchiamo di mettere tutto questo anche in quello che facciamo, dare sempre il massimo possibile. Bene, un'ultima cosa che ricordo ai nostri amici: è disponibile anche il catalogo Rizzini su cataloghicaccia.it. Avete avuto migliaia di download, una ragione ci sarà, a noi questo fa solo che piacere. A presto sarà disponibile anche il catalogo 2018, esatto, nella sua veste rinnovata. E troverete tutte quante le informazioni legate ai prodotti della Rizzini. Poi, signori, chiamateli, perché sono di una disponibilità incredibile, e se avete l'occasione andateli anche a trovare, perché su quello showroom c'è da lustrarsi gli occhi, vi rassicuro. All'interno del cavo dei legni c'è Battista che ci vede dietro le telecamere, noi continuiamo a non entrare, tu sei l'unico che ha avuto accesso, prima o poi mi farò raccontare qualcosa. Beppe, ti saluto, quindi www.rizzini.it. Amici di Canale Caccia, siamo sempre all'interno dello stand della Rizzini. Vi devo rivelare un piccolo retroscena. Sono qui con Claudia, che è la testimonial di Rizzini, ma è anche la futura sposa di Daniele Cecchetti. E dato il primo intervistato Daniele, mi aveva detto: ti farò conoscere Claudia a Caccia Village, adesso gliela facciamo noi la sorpresa. Claudia è la testimonial Rizzini, Rizzini è sempre più proiettato nella caccia al femminile, abbiamo sentito il Beppe poco fa che hanno ottenuto un successo a livello internazionale vincendo una coppa
al femminile nello Sporting, tu invece, ecco, forza ragazzi, il vigore, non pronunci il tuo cognome, lo dici tu, perché sennò altrimenti io impappino. Allora, Claudia Okrenglitska. Okrenglitska, tenetela a mente perché... Benissimo. Tu invece sei una cacciatrice, sì. E guarda caso, prima abbiamo parlato dell'isola di Gotland, dell'isola di Man, ci risiamo perché hai un fucile dedicato alla beccaccia. Sì, io sparo con Rizzini BR-110 beccaccia, dedicato per la beccaccia. Io per le beccacce sparo con Raggiata L3, mi trovo benissimo perché comunque, come vedete, è un fucile molto bello, leggero più che altro, quindi per una donna come me una caratteristica che chiaramente viene particolarmente apprezzata, ma anche dal punto di vista della maneggevolezza mi trovo benissimo, lo porto sia sulla spalla che così, e poi lì si scarpina, non è che no, l'isola è dolce, però si fa tanta strada, per cui durante una cacciata, durante la giornata. Diciamo che Male è una isola molto faticosa, quindi avere un fucile leggero è un vantaggio. Ma quando vedi la regina in volo che ti metti sul punto di mira, che cosa provi? Sentiamo anche l'emozione al femminile. È un'emozione fantastica, diciamo, prime volte quando la vedevo sono rimasta con la bocca aperta, praticamente la facevo scappare. Poi ovviamente la padelli una volta, la padelli due volte, la sincerità dici, è al femminile. Basta. La lunghezza delle canne di questo fucile? 60. Sì. Quindi particolarmente compatto, una raggiata, come hai detto tu prima, che è particolarmente incisiva. Sì. Bene, è stato veramente un piacere averti qui allo stand, anche perché è una sorpresa, quando la vedrà anche Daniele pubblicata sarà doppia. E ci rivedremo presto praticamente per presentare altre armi, perché so che la collaborazione con Rizzini non finisce qui e quindi avremo il piacere praticamente di averti ai nostri microfoni anche altre volte. Grazie. Claudia, e naturalmente in bocca al lupo per il matrimonio, ma ne riparliamo dopo Bastia Umbre, dove naturalmente la Rizzini vi aspetta con il suo stand. Appena entrerete lì, anche lì a Bastia, al Caccia Village, troverete queste splendide armi che fanno parte della tradizione italiana. Cioè, sono questa azienda veramente un patrimonio di tutti, amici cacciatori. Bene, dallo stand di Rizzini, IT 2018 è tutto, grazie di nuovo, grazie. E in bocca al lupo per tutto. Grazie.